Questa chiacchierata ci serviva anche per conoscerci, perché in realtà io so poche cose di te. Come io so E, poche cose di te. esatto. Quindi, qual è l'occasione migliore di farlo in diretta e sfruttare il momento, appunto, per condividere tutte queste informazioni. Ovviamente, trattieniti, cioè, se siamo in pubblico, non essere troppo, capito, aperto a dire cose che magari potrebbero comprometterti, insomma. Hai mascherato il numero degli iscritti, giusto? Di perché l'hai fatto, Perché ammettilo. ne ho Perché ne hai pochi? pochi? Sì, sono Perché d'accordo. qual è il pensiero comune? Che se ne hai, se ne hai pochi, la gente non si iscrive perché dice Non si questo è un iscrive. canale. Anch'io all'inizio ho fatto così, infatti. Però ad una certa ho notato che non è che funzionasse tanto questo metodo. Cioè, comunque non si iscrivevano. Ma non si. Allora, c'è qualcuno che chiede, cioè il nostro moderatore, ma non si riesce comunque ad intuire la popolarità del canale dalle visualizzazioni? In realtà, No. perché dipende. No, perché c'è gente che fa video da 1 milione di visualizzazioni, però se quel video non è un video che fa fidelizzare persone, quindi non fa iscrivere le persone, è tipo un video così a cazzo, che spopola così a occhio, magari c'ha 1.000 iscritti e 1 milione di visualizzazioni, quindi tu non puoi capire la popolarità del canale basandoti solo sulle visualizzazioni. Io ho Anzi, 50.000 visualizzazioni su tutto il canale, 50.000 che sembrano un bel po', ma alla fine io ho 350 iscritti e l'ho detto. eccolo lì. Quando sei partito esattamente? Cioè, quando hai iniziato? Quando hai aperto il canale e quando hai iniziato a fare lo YouTuber, che è un'altra cosa? Allora, questo canale in realtà prima era un semplice canale che guardava video. L'ho aperto nel 2015. Non era proprio un canale, era l'account solito di YouTube in cui tu vedi i video, non portavo contenuti. Intanto avevo un altro canale dal 2015. Ho avuto un altro canale che tuttora sta online, ha 1200 iscritti. Vabbè. E lì ho fatto molte più visualizzazioni di qui. Lì avevo la monetizzazione all'epoca, solo che era un canale dove portavo tutorial di gaming, video di gaming, comunque incentrati sul gaming. Poi ho deciso di cambiare tipi di contenuti, ma non sono voluto rimanere sullo stesso canale perché sennò la gente veniva sui video di musica e mi chiedeva i tutorial di videogiochi e non mi sembrava una cosa. Esatto. Ma e tu quanti anni hai però? Che ancora non te l'ho chiesto. 18 anni. Ah, ok. Quindi sei del 2000? 2. 2002, Quest'anno mamma mia. 19. Quindi dicevamo su YouTube come si è iniziato e tutto, ma quindi Ah, sì. nel 2015 sostanzialmente che sei partito. Con il gaming. Ma perché ho visto un po' di video vecchi che insomma li hai fatti saltuariamente di questo canale. Quando è che hai iniziato a fare le cose un po' più seriamente, seriamente nel senso di seriale? Praticamente quest'anno, 2021, a febbraio. Ah, ok. Prima Stavo dicendo niente. questa cosa. È recentissima Prima sta cosa. il mio videomaker, perché ti spiego, io facevo video inizialmente solo cover, cioè portavo fingerstyle, ok? Prendevo Ah, una canzone che ok. mi piaceva d'orecchio, mi spaccavo il culo perché mi spaccavo il culo d'orecchio e mi sentivo tutta la melodia, no, facevo tutto. E poi ogni volta con la classica dovevo, con l'acustica, dovevo cercare di trovare le note che stavano bene con la melodia del cantante. Quindi l'accompagnamento me lo creavo Sì, io per certo. chitarra. E dovevo fare tutto in un'unica suonata, quindi dovevo praticamente scrivere, trascrivere un brano. Si chiamano trascrizione questi, no? E facevo tutto lo spartito, le cose, mi preparavo. E col fatto che il mio videomaker abita, cioè in realtà è il mio migliore amico videomaker, perché lui ha tutta l'attrezzatura, Steadicam, compra le cose. Lui registrava tutto a casa sua, inizialmente aveva lui schede audio e cose, adesso ho tutto io. Lui c'ha la Canon, quella che ti ho detto io l'altra volta su Sì, Discord. qua C'ha che la si vede Nokia. Anche bene. se i primi video che vedi, quelli là, quasi tu. Non ho mai usato io la Canon su questo canale. Perché se l'ho comprata in quarantena scorsa, e poi col fatto che abitiamo a 50 km di distanza, c'è stato impossibile. Lui abita praticamente quasi in un'altra regione, quindi c'è stato impossibile in Eh questi sì, mesi per incontrarci. forza. Comunque, inizialmente portavo pochissimi video, cioè non con tanta frequenza. Perché proprio per questo motivo ci potevamo vedere una volta al mese per registrare due o tre video e poi farne uscire uno al mese o uno ogni 2 mesi, perché non potevo registrare tanti video, almeno quello era l'obiettivo, non lo so perché avevo questa cosa che volevo fare, questi video qua, e non avevo Adesso cliccato ti vedo quando. bloccato, Come? eh. Ti sei bloccato adesso.
Anche tu ti sei bloccato. Ma cazzo. Aspetta. Forse è te il problema. Stavolta no. Stavolta no. Stavolta vinco io, dai, almeno questa. Perché io qua mi vedo bene. Continuo a vedermi bene. E invece ti sei bloccato pericolosamente. Arriva una domanda per te. Sempre se ci sei ancora, però, perché a meno che tu sia Domenico Bini, non stai chiudendo gli occhi, quindi ci deve essere un problema. Perso, l'abbiamo perso. Come vedete che ci sono, capito? È saltato tutto. Quindi dovevo farmi una cosa alternativa, piuttosto che fare il cretino così, no? Cioè, nel caso lo perdessi... Grande, sei tornato! Ah, giusto, perché io non l'ho chiusa la connessione. Genio. Hai fatto bene, hai fatto bene. Che la cosa bella di questa diretta in particolare è che stiamo reggendo con le unghie e con i denti il flusso dati per non interromperlo mai. Cioè io sono in diretta da quando sono iniziati i problemi, ma nonostante questo non ho rifatto un'altra. Dobbiamo resistere. Quindi hai iniziato da poco. Allora tu sai che ti ho detto quella cosa lì, no? Per come ti presenti, per come piazzi i video, le anteprime. Cioè hai già una mentalità che punta in alto, insomma. Quindi a maggior ragione, se hai iniziato da poco è tutto da vedere. Nel senso, io ti ho detto, secondo me puoi andare tanto in là, ma tu cosa ne pensi? Cioè, nel senso, ora che sei approdato in questo mondo dai mille problemi, no, come può dire un veterano della piattaforma, cioè tu pensi e vuoi continuare e fare qualcosa di importante, aumentare, insomma diventare qualcuno all'interno di questa piattaforma, o lo fai semplicemente per divertimento senza altri fini? No, l'obiettivo sarebbe quello di lavorarci. Ah, minchia, buono. Perché io ho tante passioni nella vita, ok? Però YouTube, su YouTube puoi fare quello che vuoi, no? Puoi prendere una delle tue passioni e portare quello. Poi, di musica, a livello di tutorial di chitarra, oppure video che riguardano la chitarra, la musica, in genere, non c'è molta concorrenza su YouTube, come nel gaming, per esempio. Sì, non oddio, no, come nel gaming, no. Ma dipende come ti poni, perché ci sono tante sfaccettature, cioè il gameplayer è un gameplayer, invece il musicista può fare il beatmaker, può fare il tutorialista, quello che, cioè, capito, quello che produce, fa solo inediti, un sacco di cose. Però è un settore difficile per lavorarci, cioè nel senso, proprio perché non ha così tanta presa, come hanno adesso, secondo me, i video dove c'è gente che parla e dice qualcosa, più dei gameplayers. Proprio. Però adesso video di finanza personale spaccano anche la finanza, madonna. Ma perché quello, c'è, quei video c'hanno un CPM molto alto, sì. No, le pubblicità quelli che si sponsorizzano, quelli che fanno dropshipping, che vogliono le banche, no, che vogliono farsi sponsorizzare, escono un sacco di soldi per farsi notare in quelle pubblicità, e allora hanno un CPM molto più alto. Io non ho la monetizzazione attiva, però tu ce l'hai, vero? Sì. Tu avrai un CPM, non lo so, la butto lì 7, e loro ce l'avranno là 80. Allora, arrivano due domande, così teniamo anche la chat attiva. Intanto Jimmy Soul dice, i tempi sono cambiati, anni fa bastava fare semplici cover per ottenere iscritti, oggi già non è più così. Ma anni fa, secondo me, si parla di quando avevi 100.000 iscritti, eri già famoso. C'era una mentalità diversa, c'erano le stelle per votare, non i like e dislike. Allora, ti chiedono, Beppe Vesicchio, da quanto suoni, diciamo, e cosa suoni? Beh, cosa suoni? Chitarra prevalentemente classica o acustica? Classica. Da quanto? Ho iniziato a suonare la chitarra nel 2012. Ok, vabbè. In un'accademia. Già tanto. Un'accademia privata. Mi sono iscritto, ho iniziato a frequentare questo corso. E adesso sono tuttora lì, frequento questo corso di chitarra classica. Quindi non da autodidatta? No, autodidatta solo per la chitarra elettrica. Qualsiasi cosa impari da autodidatta, certo, magari la impari sbagliata, poi un insegnante per distruggerti quello, cioè deve prima, non deve solo insegnarti, deve prima distruggerti quello che hai imparato e poi deve insegnarti le cose. Sì, e per distruggerti quello che hai imparato a volte ci mette tanto, anche volontariamente. Soprattutto perché, se sei su, grande, perché da piccolo è più facile, secondo me. Sì, sì. L'altra domanda qual era? Che canali segui su YouTube? Di musica? O, beh, in generale? Ma anche in generale, direi.
Nessuno, sono uno youtuber, quindi non so, può essere, cioè, succede spesso. Ah, no, in realtà guardo molto YouTube, vedo molto YouTube, vedo molti video. Se mi chiedi uno, proprio gli Slim Dogs. Ah, ok, Slim sì, Dogs, vagamente. Sei... Ah, no, gli... ma quelli che fanno... che c'è Cane Secco? Non sì. C'è... sì, ok. Cane Secco è quello che ha creato la Slim Dogs, è un'azienda. Sì, 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 allora seguo sì. Anche Cane Secco, perché mi piace il mondo del cinema. Cane Secco è un videomaker e... chi meglio di lui da seguire su YouTube con tutta la no. Slim Dogs che... poi ne sa... Volevo vedere un messaggio di prima che era interessante. Qual è il miglior consiglio che dareste a chi vuole aprire un canale di cover e musica originale? Io consigli non ne do perché tanto è inutile. Secondo te? Siate voi stessi. Ecco. Tipo io non potrei dirlo, perché come sono io non va bene, mi hanno fatto capire. Ma questo è un po' invalido per tutte le cose, cioè qualsiasi canale apri. Purtroppo oggi, per spaccare nel mondo della musica, online però, tipo conoscete Andrea Cerrato? Lui ha si è inventato un format, cioè per me ormai su YouTube devi inventarti qualcosa di nuovo. Ormai c'è stato già tutto ed è difficile inventarsi qualcosa di nuovo. Finché non ti inventi un tuo format, oppure non hai non ti crei un personaggio nuovo che non si è mai visto, che so, Caparezza che inizialmente che canta col nasale. Quando mai si è sentito un cantante che cantava, un rapper che cantava col nasale, che rappava con... cioè se non ti inventi una cosa nuova non vieni cagato da nessuno. Andrea Cerrato si era inventato questo format in cui, oddio, esisteva già chi lo faceva, però prendeva le canzoni in inglese, traduceva il testo e lo portava. Però lui cosa faceva? Lo faceva in maniera strana, poi suonava con la loop station. Cioè, perché io mi spiegherei il successo da quel punto di vista, perché è logico che una cosa che fa ridere prende un po' tutti, quindi anche chi non se ne intende lo guarda, capito? Invece è una cosa molto seria, molto... cioè cazzo, faccio le cover perché voglio fare le cover. Lì, secondo me, il consiglio, adesso che ci penso, è... siate voi stessi, certamente. Cercate di capire che cosa vi rende particolari e caricate quella particolarità. E poi, soprattutto, che cos'è che emerge se siamo tutti a fare cover. La qualità, più o meno, la possiamo pareggiare, ma molte volte non è quello che conta. Perché molte volte c'è uno che fa il video col telefono e va bene lo stesso. Comunque dicevo, secondo me chi è che emerge tra tutti, perché la qualità non è più la cosa che fa la differenza, quanto trasmetti l'emozione, perché c'è gente che ti fa commuovere solo cantando e dici, boh, a me è arrivato e qualcun altro no, cioè qualcun altro non mi è arrivato come lui, dici quello, e poi la bella presenza. Ragazzi, la bella presenza è quello che vi fa fare proprio il salto, perché se no non mi spiego perché ci sono delle tipe che cantano in modo discreto, però sono fighe e quindi c'hanno 100.000, 200.000. Esatto. Come parlavi in altro video di gente che stona negli album, tipo i Red Hot. Sì, beh no, lì è proprio un'altra cosa, perché in realtà non è che fossero belli belli. La bella presenza nel mondo web è il tutto, cioè vale 8 su 10 secondo me. Poi il resto è il talento. Vabbè, facciamo 7 su 10. Poi 1 su 10 è, diciamo, il talento. Gli altri due è come presenti il video. Sì. Talento perché... ormai non serve più a niente. C'è gente che... I Maneskin, per esempio, quando sono spaccati, non... che talento avevano? Cioè, oddio, talento. Attenzione, sì. Mi stai insultando i Maneskin. No. Io... No, dillo. Se... No, ma infatti... Cioè, tu sei un fan, no, dei... Sì. Dice all'inizio sì, non sì, erano potenziale, ma all'inizio quando sono di X Factor non è che erano chissà che band, cioè no. Poteva arrivare qualunque persona, però come si presentavano erano uniti, presenza scenica molto buona, anche se non come adesso che spaccano il palco, comunque come presenza scenica erano un'unica cosa, non erano tante band, cioè non erano tante band, non erano tante persone distaccate che suonano come si vede adesso in tante band, erano un'unica cosa. Sapevano andare a tempo e quello basta. La canzone è bella, carina, il resto è come presenti la canzone, quindi come si vestivano, la presenza scenica sul palco è quello che conta di più praticamente. Si sono alzati di livello, perché io all'inizio dicevo, beh, Thomas, oddio, mi sentivo meglio io di Thomas, devo dire la verità, tecnicamente. Ma ci sta. Adesso sento di essere stato superato.
non di tantissimo, ma abbastanza, quel tanto che basta per fare un concerto. Ecco. Invece ti volevo dire che io ho scoperto un canale, come cacchio si chiama? Sofia del Basco, può essere? Ditemi se... aspetta, vado a cercare velocemente. Del Baldo, Sofia del Baldo. Tu dici, beh, cacchio, è una bambina, fa le sue canzoncine, fa delle cover, no, tranquilla. Minchia. No, ho visto che in copertina c'è un live di lei e J-Ax. Questa c'ha 9 anni. Io non... ah, quella là che è andata a cantare con J-Ax sul palco? Allora sì, sarà quello. Ah, ma chiamata per... la chiamata, ok. Perché lui ha fatto una lei ha fatto una cover. Ah, basta. Ho capito. Ha fatto una cover, allora J-Ax, tipo i genitori si sono messi in contatto in qualche modo, J-Ax l'ha chiamata sul palco. Questa qui è una bambina di circa 9 anni, fa delle cover mediocre perché ho sentito, non è che canta benissimo, cioè si sente che è una bambina e non è un talento, piccolo talento, che c'ha una voce già da donna, no? Come ho già sentito invece in altre. Poi fa anche delle basi karaoke che vai a sapere, le farà qualcuno, e c'ha 230.000 iscritti. Allora, cioè io penso che queste qua... queste bambine, perché ce n'è altre che sono così, cioè sono state fatte a tavolino da qualcuno che c'è dietro, spero non i genitori perché sarebbe una cosa orrenda, cioè che le usano, capito, per fare successo, ma io non me lo spiego comunque il successo, perché ho capito che sei una bambina, che canti, però, cioè come tante altre, quindi c'è un'abilità di marketing pazzesca dietro che sarebbe il caso di imparare, perché... cioè un po' ti viene rabbia quando vedi ste cose, no, sinceramente, però noi non ci lamentiamo, dai, sono bambine e chi se ne frega, noi non ci lamentiamo. Partirà un hashtag giustamente su non ci lamentiamo, o forse ma noi non ci lamentiamo, tutto completo. Forse io non mi lamento. Thomas, cosa ne pensiamo? Io più o meno ho detto, cioè secondo me tecnicamente sta migliorando tantissimo, adesso sta puntando molto sull'immagine, cioè sta cercando di fare, capito, un po' il personaggio, e ci sta. E mi piace perché come movenze, anche per come si veste, ricorda un sacco Jimmy Page. Cioè si muove come lui, ma suona come John Frusciante. Io l'ho conosciuto a X Factor, sì, proprio dall'inizio. E inizialmente non ci vedevo nulla di particolare. Anche se adoravo Maneskin, cioè io l'album Chosen, avevo una cover band che era solo Chosen praticamente, le cover che facevano. Trovavo molto geniale l'arrangiamento. Io volevo capire chi l'arrangiava sti pezzi. Oh. Cioè Somebody Told Me come era arrangiato. Sì. Pensando io che facevo da qualche mese le band, sì, le cover con la mia band, che venivano uguali all'originale, cioè tu prendevi gli accordi, suonavi e il cantante cantava, ma non c'era nulla di nuovo, mentre loro avevano trovato questa cosa che ogni canzone la rendevano particolare. Sì. La cosa che mi ha sempre impressionato di Thomas è il groove fantastico funk. Che mamma santa, certe volte dico, ma come cazzo fai? Ce l'hai nel sangue, eh? Quando si tratta di groove di quel tipo ce l'hai nel sangue, o... cioè è difficile insegnarlo. Abbiamo parlato un po' di YouTube, un po' del nostro percorso. Dico, secondo me appunto, se insisti, ti presenti bene, quindi ci sta che arrivino dei risultati, dovrebbero arrivare quantomeno. Poi boh, il mio consiglio è non buttarti totalmente sui tutorial, perché sennò fai la mia fine. Salutiamo chi ci ha seguito, che comunque ci ha dato un po' di spunti anche. E noi niente, ci vediamo prossimamente.